diciamo, il vantaggio è la possibilità di modellare fedelmente la geometria di un problema. Ovviamente poi per successive semplificazioni, laddove, diciamo, il numero di elementi dovesse essere elevatissimo, bisogna procedere a delle semplificazioni, ma nella mesciatura, non nel modello geometrico. Quindi c'è la possibilità di risparmiare moltissimo tempo proprio in questa fase di modellazione ed avere quindi più tempo per concentrarsi sulla modellazione del terreno. Diciamo, per quanto riguarda i modelli costitutivi c'è un numero, diciamo, elevato di modelli ed alcuni sono specifici, ad esempio per aerodinamica, ci sono dei modelli fatti veramente bene. Per quanto riguarda i risultati si può entrare nel modello attraverso ad esempio il clipping plane, mi sembra. Si può quindi fare a fette, quindi il modello 3D uno ha l'impressione di poterlo vedere solo da fuori, invece con questi strumenti uno ci entra veramente dentro, quindi si possono fare delle fette orizzontali, verticali, fondere. Quindi si riesce a vedere ciò che sta dentro.